carcere minorile Beccaria arrivano soltanto ragazzi appartenenti a famiglie povere, qualche volta anche poverissime, italiano straniero, ormai c'è un 50-50 di italiani stranieri, ma molti di questi stranieri sono poi nati in Italia. Arrivano da case occupate abusivamente, da disoccupazione, da famiglie che si sono un po' disfatte, magari con qualche parente che è anche in carcere, e stanno un tempo. Io credo che un ragazzo che appartiene a una famiglia povera esce e deve chiedere i soldi delle sigarette alla mamma, che è già in difficoltà per conto suo per gestire la casa. Beh, è umiliante, crea conflitto, si vergogna di farlo. Beh, poi è difficile stare in un percorso di onestà, a meno che non ci sia qualche passaggio che ti porta verso un futuro. Questo può essere la formazione professionale e il lavoro. Devi far formazione, noi utilizziamo gli artigiani per far formazione, con però un quid economico, perché se no la famosa vergogna a chiedere i soldi delle sigarette o così via demotiva. Invece, se invece gli dai anche un minimo di copertura economica, succede che insomma poi riesce a mantenere questi ragazzi, tanto ad addestrarli alla durata nel tempo, agli orari, all'impegno da prendersi e poi mantenerli, perché le storie che molti di questi ragazzi hanno è quello di aver assaggiato tante cose e di non essere rimasti fedeli a niente.